Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vabbè, c'è la ministra. Ma che posso intanto Mirta andare prego, Bonetti, sulla... vada, ecco. Prego. Sì, anche che qualche addizione le sa fare. No, in realtà, prima di entrare poi nel merito delle cose serie, lei sa che io non mi sono mai particolarmente raccontata da un punto di vista personale, ma io le accuse di furfaro che mi imputano di non conoscere che cosa sia la povertà, di non aver mai incontrato un povero in vita mia, le restituisco al mittente con la forza della mia esperienza personale come volontaria e delle mie scelte familiari, della scelta di lavoro di mio marito che ha dedicato, sta dedicando la vita alle politiche. E quindi le politiche di efficienza, le politiche no, dall'alto dello stipendio della ministra. Si legga la mia bibliografia e vada a verificare la mia famiglia che scelte di vita ha fatto e continua a fare. Se vuole togliere e quando soldi parlo ai poveri, di politiche di liberazione, di investimento, no, io non voglio togliere i soldi ai poveri, io ai poveri voglio restituire la dignità e la libertà di poter accedere a quei diritti che la nostra Costituzione dà a tutti e a tutti noi, primo tra tutti il diritto al lavoro. Sì, certo, ci sono dei poveri che non possono lavorare giovani, alle donne, e hanno non le cittadinanza per questo. Voi avete raccolto le firme in pieno governo Draghi per abolirlo. Questi hanno bisogno di un'altra cosa, si chiama reddito di inclusione. Era minore il reddito di inclusione del reddito di cittadinanza, lo dice l'Istat che ha salvato 1,5 milioni di persone. Allora lo vada a chiedere a chi lavora a Scampia, nelle cooperative, lo vado a chiedere a chi lavora a Scampia se per liberare quelle donne serve dargli un reddito di cittadinanza che le rende dipendenti una vita e soggette ad essere dipendenti, una libertà e una dignità. E perché non hanno aumentato gli stipendi, ministra? C'era pure lei. Allora, perdonatemi, è arrivata l'agenzia di Salvini. Lo abbiamo fatto. Allora perché non sono liberi? Non è stata abbastanza. Il mondo è precario, le persone non ce la fanno. Non so se le è chiaro. Se dice che sta tanto tra le persone, allora ci parli e le diranno che il proprio stipendio non è abbastanza, che non hanno finito di mandare all'università e molto altro. Bisogna allora, arrivata l'agenzia di Salvini. Scusi, lei ha parlato con qualcuno che non riceveva un euro per avere i figli e che non manteneva i figli perché il reddito di cittadinanza non copriva abbastanza le spese dei figli e adesso grazie all'assegno unico universale che noi abbiamo introdotto e portato a termine 20 miliardi di euro. Ma io voglio aumentare, lei che vuole diminuire. Bene, ma lo dice allora a me. Che io con le famiglie io raccoglievo le firme per togliere una. Due, mi scusi, e era risposte? Allora io farò una cosa, vi leggerò. Ma...